Salve, io sono Luca, vado in terza e mi piacciono molto i giochi matematici. Non per essere modesto, però io diciamo che me ne intendo con la matematica. Poi ho fatto degli esercizi di matematica per i più grandi. Io li ho fatti di terza. Elementare. Sono un bambino di terza elementare. Li ho fatto più o meno nel tempo che ci hanno impiegato quelli più grandi. E quindi? E quindi mi ritengo opportunamente bravo. Bene, 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 bene. E quindi andrò alle medie e farai le gare. Naturalmente. Però se dopo ti trovo contro di me e non avrai mica il coraggio di battermi, spero. Ma Luca? Dei tentativi li dovrò pur fare. Ai 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 ai. Va bene, va bene. Non, non mi posso arrendere prima della battaglia. Bravo, bravo, questo ti fa onore. E allora adesso io ti trascino su un campo che forse non conosci bene. L'enigmistica. Ah? Possiamo fare? Sì. Sì. Tu sei comunque... affronti anche una cosa nuova, no? Eccoci, benissimo. Allora fai un sorriso perché bisogna divertirsi. Vedo che hai la maglietta delle gare qui, dove è lo stemma di Caldè, dove ci incontriamo con la nazionale italiana, no? E allora pian pianino risolveremo un cambio di finale. Come va? Tranquillo? Bene, sì. Allora abbiamo fatto prima già una chiacchierata, abbiamo fatto un esempio, sì. E adesso ci spieghi come un esempio di questi cambi di finale famosi. Allora prendiamo un esempio. Banca a banca. Sì. Se ci ragionate, eccoci. Prendete la O, la sostituite con la A. Viene fuori? E viene fuori banco. Sono due cose ben diverse, però se avete notato, io la banca è una cosa e il banco è un'altra cosa, le ho create solo dalla lettera finale. Perfetto, questa è una bella spiegazione. Poi si possono fare diversi esempi anche con colla. Colla può venire fuori. Scrivi che così vediamo. Allora, colla. Può venire fuori collo. Cambiando l'ultima lettera, sì. Oppure può venire fuori colle. Colle. Mamma mia, in che poco tempo perché hai fatto questa cosa, perché non era preparata, no? No. No, allora qua ci troviamo sul Lago Maggiore, no? Qui di fronte c'è una cittadina che si chiama Stresa, forse è quella lì in fondo, adesso non so se è quella proprio, comunque c'è Stresa. Proviamo a cambiare l'ultima lettera, questa è una cosa davvero curiosa, prova a scrivere Stresa, Stresa, c'è spazio qua, facciamo tanti esercizi, tanti esempi, Stresa. E anche questo ci propone, ci lascia fare un cambio di finale, perché se cambiamo l'ultima lettera, la A, e questo è difficile, in una consonante, in una S. Stress. Stress, vedi? E questo è curioso davvero. Prova a scrivere e vediamo se viene fuori. A me sembra di sì. Stress e mettiamo le S, stress con due S. Perfetto. E allora siamo pronti ad affrontare il nostro gioco. Guarda qui, dove, proprio dove tenevi la mano. Questo qui, cambio di finale, ok? Leggi il titolo. Cambio di finale. Al Museo di Storia Naturale. Sono una, fermo. Ecco, al Museo di Storia Naturale. Immaginati la scena, perché in quel testo mancano delle parole. Vedrai che ci sono delle X. E queste devi trovarle tu. Allora, al Museo di Storia Naturale sono andato ad una... Leggi avanti. Ad una di preistorici... Animali. Di preistorici animali. Grandi forme enormi, bocche che facevano paura. In sostanza, veri... Eccoci, allora guarda, io ti ho dato già le indicazioni. Immagina la scena al museo. Cosa... Al museo, sto facendo segni con la faccia. Al museo dice, cosa potresti vedere? Al museo sono andato ad una mostra, perché
se parla di un museo, a un museo si va per una mostra. Ci possono essere tante cose. Mostra intanto quante lettere ha? M-O-S-R S-T-R S-T-R-A 5. Conta di nuovo, perché non ho seguito. M-O-S-T-R-A 6. E lì ci sono delle X, quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, quindi potrebbe essere. Prova a immaginare mostra. Leggiamo avanti. Di preistorici animali, grandi forme enormi, bocche che facevano paura, in sostanza veri. Cambia il finale. Veri mostri, perché prendendo spunto da mostra, sì, cambiando l'ultima finale, sì, mostra mostri. E quindi? Quindi? Può essere questa la soluzione? Sì. Sì, perfetto. E allora guarda, quando andrai a scuola, adesso che riprenderai, adesso andrai in quarta. Sì. Eccoci, puoi dire ai tuoi insegnanti che hai conosciuto dei giochi, così il mondo dei giochi enigmistici, e da come hai fatto oggi la spiegazione, penso che potresti dare delle belle spiegazioni ai tuoi insegnanti, così che li fate a scuola, va bene? Con moderazione, va bene? Ti sei divertito? Sì, molto. Pubblichiamo? Sì. Sì, lo chiedo ai genitori comunque, va bene. Sorrisino, ultimo finale, di più? Di più? Di meno? Bravissimo, ciao.